e il 13 maggio, mentre l'ultimo conclusivo lo faremo a San Pietro in Gù venerdì 16 maggio. Qui comunque tutto scritto, tutto ben illustrato. Con questa iniziativa il Movimento 5 Stelle cerca di farsi conoscere anche sul territorio. Noi quasi tutti i fine settimana facciamo dei banchetti, dei gazebo informativi qui in Piazza Piero Buon come nelle frazioni. Il prossimo sarà domenica 27 a FAC. È un modo questo per approfondire alcuni temi con dei relatori che ci racconteranno sicuramente qualcosa di utile, quantomeno stimoleranno dei pensieri, delle domande che poi magari avremo anche modo di porre. Vi ricordo che ogni secondo mercoledì del mese qui a Cittadella il Movimento 5 Stelle fa un incontro aperto a tutti, quindi tutti possono partecipare liberamente. L'incontro è qui in centro storico in via Paggiola, c'è una saletta all'interno del Bar Bacio, quindi noi vi aspettiamo e non vi nego che siamo solitamente in tre gatti, ma contiamo di arrivare a quattro, quindi se qualcuno di voi ci dà una mano potremmo dire finalmente di essere in quattro gatti, perché ci accorgiamo che molti cittadini ci scrivono, ci contattano, magari si avvicinano al banchetto, ma poi quando è ora di partecipare attivamente o anche di portare qualche critica costruttiva, cosa riguardo Cittadella, ai noi non arrivano. Noi comunque siamo lì ogni secondo mercoledì del mese. Sempre col volantino trovate tutti i nostri riferimenti, quindi il sito cittadella5stelle.it, un indirizzo email, quindi c'è anche modo di contattarci eventualmente per capire cosa stiamo facendo e cosa faremo o cosa abbiamo fatto. Io sono scritto da portavoce del Movimento 5 Stelle qui Cittadella, sono anche in consiglio comunale come gruppo di minoranza. Sempre nel sito trovate vari interventi e cose che stiamo facendo e abbiamo fatto. Vorrei ringraziare gli amici di Telemestrino Web che sono lì, che riprenderanno la serata e poi la posteranno su YouTube. E soprattutto vorrei ringraziare i relatori che sono qui tutti a titolo gratuito, fategli un applauso perché... ci danno modo di approfondire dei temi interessanti. Questa sera con noi abbiamo Gianni Benettazzo, che è laureato in economia aziendale, economista indipendente e saggista fuori dal coro. Ho visto anche dei libri sul banchetto, se poi qualcuno eventualmente ne vuole prendere qualcuno. Abbiamo poi il presidente di Confindustria Cittadella, imprenditore Luigi Bernardi. Abbiamo un candidato padovano per le elezioni europee, si chiama Giorgio Burlini, laureato in economia e commercio, candidato appunto per il Parlamento europeo. Adesso, prima di lasciare la parola al conduttore della serata, si chiama Fabio Fioravanzi, conduttore televisivo, avrete visto probabilmente spesso nelle vostre case tramite lo schermo. Lascio la parola a lui, vi ricordo che verso le 23:23 qualcosina dovremo lasciare libera questa sala, quindi una prima parte la faranno i conduttori, lascio il microfono a Fabio, poi ci sarà modo anche di fare qualche domanda da parte del pubblico. Grazie e buona serata. Grazie allora. Grazie Lorenzo De Poli che mi ha invitato, devo dire così, personalmente colmo anche questa mia lacuna, io che mi considero apartitico per professione, per una questione di ontologia professionale, per la prima volta a Modero, un'iniziativa del Movimento 5 Stelle, mi fa molto piacere, così posso entrare un po' anche nel, non so se sia nel suo, nel loro o nel vostro mondo. Credo che il candidato sia contento dell'applauso, perché se sono tutti voti la serata ci ha guadagnata. Allora, devo dire che quello che poi mi piace anche il fatto che è un movimento che nasce dalla rete, la rete attraverso la quale ha conosciuto appunto Loris De Poli, che questa sera mi ha invitato, però poi dimostra di esserci non soltanto nelle piazze quando c'è Beppe Grillo, come c'era l'altra sera a Padova, ma di esserci anche poi puntualmente sul territorio con i propri esponenti e rappresentanti per costruire comunque quella che è la loro, ripeto, non so se è loro, la vostra idea di una società futura, nella mia convinzione che tutti quanti, tutti quelli che fanno politica con onestà, ripeto con onestà intellettuale,
che siano di destra, di centro, di sinistra, la facciano perché credono che la loro idea di società per il futuro sia migliore di quella del presente. Quando c'è questo confronto, credo non soltanto in rete, che può essere freddo specialmente per quelli vecchi come il sottoscritto, ma c'è anche la possibilità di vedersi di persona, possa essere utile per capire meglio le idee di tutti. E credo che, anche se, ripeto, siamo ospiti, sono ospiti di un movimento che nasce in rete, rimango affezionato alla politica fatta in piazza, cosa che era un po' scomparsa a favore della politica fatta in televisione, che è ben più fredda e ben più distante, pur essendo uno che fa televisione, di quanto non sia la politica fatta in rete dove c'è scambio, ma se devo scegliere, per farsi un'idea, per confrontarsi, è meglio dove le persone possono anche guardarsi negli occhi, come nel caso di questa sera. Uno dei temi importanti, l'avete già visto, di questa campagna elettorale è visto, ed è giusto che sia così, visto che si tratta di Europa, è la posizione che è giusto avere in futuro rispetto all'euro. Noi siamo in questa moneta unica che francamente è un po' diversa da come me l'aspettavo, che è tanto comoda perché non ci costringe ad andare a dire aspetta, se in Italia sarebbero qui sono scellini, fammi fare il conto, no, aspetta, di più di meno, e non prendiamo fregature, perché penso io che vado per vacanze verso est, quanto è più comoda la Slovenia rispetto alla Croazia, non dover fare i conti di cambio, però non può esserci soltanto questo. Poi devo dire che ci sono anche tante cose che non funzionano non soltanto nell'euro in quanto moneta, ma anche nel chi gestisce l'euro, cioè le banche. E se non ricordo male, Benetazzo a suo tempo lo conobbi proprio per questioni di simpatia per le banche. Quando siete banca, c'è proprio vero, Benetazzo, ha una fase di gioia, proprio esattamente che talvolta penso che siano forme di delinquenza legalizzata. Basta fare il confronto tra quanto chiedono di interessi passivi e quanti ne offrono interesse attivo. C'è qualcosa che non mi torna, senza pensare ai miliardi che Draghi ha dato alle banche, ma attenzione che la Banca Europea non poteva che dare alle banche a un interesse minimo, banche con quei soldi a un interesse minimo dell'1% hanno gentilmente acquistato titoli di Stato al 7%, quindi semplicemente spostandoli a prendere il 5% di interessi, che è una cosa davvero allucinante, senza invece dare credito, dare linee di credito a chi è impiccato, come lo sono tanti imprenditori, perché la pubblica amministrazione, compresa quella di Cittadella, non c'entra che sia di un colore diverso da quello che piace a Lorenzo Poli, non può pagare i propri debiti pur avendo i soldi in tasca, in cassa, perché il patto di stabilità lo impedisce. E abbiamo gente che si uccide non perché ha debiti, ma che si uccide perché ha crediti. Sembra un assurdo, ma è così. Crediti che non riesce ad esigere, crediti che se avesse in tasca gli permetterebbe di pagare i propri debiti, i propri dipendenti, siccome sa di essere una persona per bene, di aver lavorato, di aver diritto a quei soldi, e di non riuscire a incassarli perché il comune non glieli può dare, il comune, la provincia, la regione, e non può far fronte ai propri debiti, finisce col suicidarsi. Questa è una follia davvero tutta italiana. Su questo si gioca anche la partita europea, c'è questa posizione contro l'euro espressa dal Movimento 5 Stelle che vorrebbe che gli italiani si esprimessero, dico bene, non si vogliono esprimere, insomma non siete fuori dell'euro. No. Mettiamo in discussione l'Europa, l'impianto. Ma mi sembra che anche l'euro sia un tema di discussione. Certo. Perché su questo poi ricordiamo c'è il Front Nazionale di Marine Le Pen che ha detto che loro non sono un interlocutore attendibile in nessun senso, mentre si è incontrata con Matteo Salvini per un incontro che Matteo Salvini ha definito molto interessante. Ma quello che c'è in comune è comunque una posizione scettica, quantomeno. Sull'euro, per la prima volta queste elezioni europee a cui partecipa il candidato vedono una forte presenza di euroscettici. Allora però, partendo dal tema della serata, che è stato detto appunto euro cresce, un fallimento, allora io vorrei partire proprio da Eugenio Benetazzo perché
sapendo la sua, il suo interesse da sempre per le materie economiche, per ciò che riguarda soldi, monete e banche, ci dicesse la sua. Grazie, buonasera a tutti. Mi fa piacere ritornare qui a Cittadella dopo qualche anno, sempre in prossimità di eventi e tornate elettorali. Facciamo 10 minuti di parentesi, poi rilascio, ripasso la parola. Facciamo una simulazione qui dentro. Diciamo che domani mattina il primo ministro italiano, chiunque esso sia, ha due bottoni davanti a lui. Si esce dall'euro con tutte le conseguenze positive e negative, si resta all'euro positive e negative. Chi è per l'uscita dall'euro? Alzi la mano. Chi è per tenersi l'euro? Alzi la mano. Sommato rilevante di ancora indecisi. Il Corriere della Sera l'ha stimato questa indecisione, oscilla a seconda delle regioni tra il 10 e il 15%, il che significa che il 50% dei aventi a diritto è ancora pro euro, o se non altro non se la sente di passare il fosso. Il 40-38-35% ce l'ha a morte con l'euro, la Merkel, l'Europa, il MES, il Fiscal Compact e tutto quello che si sono inventati in questi ultimi 3 anni. E c'è poi questa massa critica che è misteriosa tra il 10 e il 15%, che però è determinante al momento attuale, perché a seconda di come questa percentuale si esprimerà nelle prossime 5 settimane, potremmo trovarci a ereditare o vedere completamente una nuova Europa. Se torniamo indietro a 5 anni, cioè periodo pre-crisi, i soggetti, i contribuenti che avevano a morte con l'euro erano confinati tra il 5 e il 7%, cioè una minoranza statisticamente non rilevante. Che cosa è accaduto allora in questi 5 anni da aver gonfiato questo 5% in quasi un 40%? Il poter puntare il dito contro qualcuno, perché il prodotto interno lordo che si contrae, il debito pubblico che continua a aumentare, processi deflattivi, licenziamenti, il nostro territorio colpito poi da cronache nere particolarmente inquietanti e anche drammatiche, disoccupazione giovanile ai massimi storici degli ultimi 40 anni, chi lavora, chi studia, chi segue la televisione, chi incassa denaro o chi deve pagare, vuole trovare un colpevole di tutto questo. E l'ho trovato, o pensa di averlo trovato, nell'euro. Torniamo al 2000. Nel 2000 nessuno, tranne qualche piccolo operatore indipendente, trasmetteva i tipi di rischi che sarebbero potuti arrivare negli anni successivi a causa soprattutto della Cina nel WTO. Nel 2000, dal 2000 ad oggi, fino al 2012, perché purtroppo il 2013 non abbiamo ancora bene i dati a consuntivo, qual è il paese in tutta l'Europa, quindi area euro e area non euro, che è cresciuto di più in termini percentuali sul PIL? Qualcuno che mi ha letto sa già la risposta. No, considerando area euro e anche area non euro. Come? La Polonia. Primo è la Polonia. Il secondo è Malta. Il terzo è la Slovacchia. Il quarto è la Spagna. E poi via via discorrendo i vari. Sapete chi è l'ultimo? No, la Germania. Il penultimo è l'Italia. Allora ci troviamo, e questi sono dati del Fondo Monetario Internazionale, tutti quanti possono andare a recuperare ed realizzare la classifica. Quindi abbiamo paesi che hanno avuto l'euro, che hanno ottenuto straordinari risultati, tipo Grecia e Spagna. Paesi che non hanno avuto l'euro, che hanno avuto straordinari risultati. E poi viceversa il contrario, paesi che hanno avuto la propria moneta e sono stati completamente fallimentari, l'Inghilterra, addirittura meno della Germania. E paesi che non avevano la propria moneta
e sono riusciti, scusate, non avevano l'euro, sono riusciti ugualmente a ottenere straordinari performance, caso Polonia. Quindi può essere individuato l'euro come l'elemento detonatore, il soggetto a cui imputare tutte le colpe? No. Per quale motivo no? Perché negli ultimi 4 anni in Italia il debito pubblico, ad esempio, è cresciuto sotto forma di massa quantitativa da 1.400 miliardi a quasi oltre 2.100. Allora ci dovremmo chiedere, ma questi 500 miliardi, mezzo trilione di euro, dove sono andati a finire? A che cosa sono serviti? Hanno cablato di fibra ottica le grandi aree metropolitane? Hanno ricostruito la Salerno-Reggio Calabria? Hanno portato hanno consentito una riconversione e riqualificazione energetica in Italia? Niente di tutto questo. L'aumento del debito pubblico è servito per foraggiare il solito deficit di bilancio e poi creare compiacenza politica elettorale. Ci sono, e termino, 4, purtroppo nel periodo in cui stiamo vivendo, ci sono 4 fenomeni macroeconomici che sono che hanno avuto una convergenza particolarmente spiacevole e che adesso viviamo e tocchiamo con mano nel vivere quotidiano. Primo, continuano a chiamarla crisi, ma non è assolutamente una crisi, è un conflitto economico su scala planetaria. Perché 10-15 anni fa il mondo, o meglio, chi deteneva le redini del mondo, i 3/4 del PIL lo producevano Stati Uniti ed Europa, i quali si scontravano con un modello cosiddetto bipolare, capitalismo da una parte e comunismo dall'altra. Decade il modello comunista, sono il fallimento del modello comunista, e si sviluppa nel tempo a seguito delle forze che vengono liberate e messe sul pianeta, un modello cosiddetto multipolare o isolare, cioè in cui non c'è più, ci sono più due soggetti che si contendono il dominio del mondo, ma un arcipelago di macro aree geografiche che sono una in conflitto con l'altra. Blocco nordamericano, centro e Sud America, centro e Sud Africa, vecchio continente, Est Europa, tutta l'area indonesiana, e mettiamoci dentro poi anche quel che resta dell'Australia. Tutti contro tutti. Primo elemento di riflessione. Secondo, a causa delle politiche sconsiderate dei democratici negli Stati Uniti, guidati da Clinton, nel 1999 si è deciso di deregolamentare il mercato finanziario. Che cosa significa in termini pratici? Aver preso una legge storica fatta oltre 80 anni fa che determinava la netta separazione tra soggetti bancari che effettuavano attività ordinaria e caratteristica e chi poteva effettuare esclusivamente attività di investimento, le cosiddette banche d'affari e banche di credito commerciale. Clinton, su istanza del rettore della Harvard, Larry Summers, che cosa ha detto? Liberalizziamo il mercato finanziario e diamo la possibilità a questi grandi gruppi bancari di competere, di mischiarsi, di ibridarsi. La deregolamentazione finanziaria ha portato quei fenomeni di contagio finanziario che erano tipici esclusivamente dei mercati statunitensi anche in tutto il resto del mondo. Secondo fenomeno, la deregolamentazione. Terzo, 2000 la Cina entra nel WTO. È una volontà planetaria volta dalle grandi soprattutto multinazionali che necessitano di sfogo ulteriore per vendere e per fabbricare. Nel momento in cui entra cambiano i destini di gran parte del mondo, perché abbiamo visto in 14 anni che cosa è accaduto. Quarto elemento, e poi chiudo, di quarto fenomeno che è spiacevolmente ha avuto una convergenza che ha impattato nella vita nostra di risparmiatori, contribuenti e piccole e medie imprese, è stata la fase di saturazione di accesso al debito che hanno avuto tutte le middle class delle economie occidentali, quindi con vari gradi di ingerenza, l'Inghilterra, la Germania, la Spagna, l'Italia, gli Stati Uniti, non ne parliamo, che hanno
Insomma, sono arrivato a un momento di saturazione di accesso al credito, e questo credito negli anni precedenti aveva continuato e consentito la possibilità di gonfiare cosiddette bolle o finanziarie e immobiliari, che poi quando sono esplose esattamente a metà del 2007 e poi con una successiva scintilla a metà del settembre del 2008, ci hanno portato a quelle che sono di vivere quotidiano, le conseguenze che tutti quanti oggi percepiamo, cioè che la colpa dell'euro, che la Germania detta le regole per il buon governo all'interno del vecchio continente, che basta stampare denaro così si risolve il problema, che il fiscal compact è una minaccia e. In realtà ci troviamo in una fase storica che non ha precedenti, conseguenza di tutte queste variabili che sono esplose al medesimo momento, che hanno causato una trasformazione epocale di tutti i modelli di produzione di logistica, senza dimenticare poi l'impatto e l'apporto che hanno dato anche le nuove tecnologie digitali. Va bene che entra la Cina, ma io grazie alle nuove tecnologie digitali posso oggi comunicare, scrivere, dialogare a costo zero con potenziali produttori o clienti che si trovano a decine di migliaia di chilometri. Quindi è una nuova rivoluzione industriale e bisogna essere preparati. Quando si verificano le rivoluzioni, sapete chi sopravvive? Non chi ha più denaro, chi è più forte, chi è più intelligente, ma chi primo che è in grado di adattarsi. Devo dire che mi ha proprio colpito vedere come le mani siano alzate un po' pari sulla questione dell'euro, perché penso che molti di voi, come me, pensano che ha le sue comodità, ma suscita molte perplessità. Poi ovviamente, quando prima abbiamo iniziato a parlare dell'ingresso della Cina, il problema che a volte non si realizza, ma mentre Renzi velocemente ha dovuto scegliere Padoan come ministro, che non era quello che voleva lui, perché se non l'avesse fatto sarebbe impazzito di nuovo lo spread non dipende da Berlusconi, non dipende da Renzi. Io mi ricordo alla prima riunione che fece con la presidente Berlusconi, non più presidente del Consiglio, a Verona, che fu l'attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera, Brunetta, a dire due rinnovi in pratica dello spread a 500, 600, 700, e noi dichiariamo default. Ma chi tiene in mano il debito italiano è in Francia Crédit Agricole e in Germania Deutsche Bank. Se loro comprano i nostri titoli, rinnovano il debito, il nostro spread scende e ce lo possiamo permettere. Se Crédit Agricole e Deutsche Bank non rinnovano i titoli che hanno in cassaforte, il nostro spread va alle stelle. Quindi in realtà serviva un ministro economico che piacesse ai potentati europei, perché non c'è scelta, il famoso potere economico dell'Europa, che è un potere economico e non politico e non sociale, ma è un potere semplicemente di flussi di denaro, o meglio, peggio ancora, di flussi di carta che sono in un click, perché non c'è più neanche una minima stracciata, miserevole fisicità di questo debito. L'altro poi aspetto che mi ha colpito quando parlava dell'ingresso della Cina del WTO è pensare che se l'Italia è messa così, quantomeno l'Italia, che andava male, si disse non ci sono sempre i soldi, per cui venne Monti per pagare altri 6.000 di stipendi dei dipendenti pubblici, l'America era vicina a dichiarare default, c'era meglio gli Stati Uniti, mentre ci sono stati e città degli Stati Uniti che hanno già dichiarato default, e il debito pubblico americano è in mano alla Cina. Tant'è che Obama ha fatto il buffone di corte andando a parlare in una scuola cinese di fronte a una platea di dirigenti giovanili del Partito Comunista Cinese, sapendo già perfettamente le reazioni, sapendo cosa poteva dire e non poteva dire, perché la Cina detiene il debito pubblico americano, che è costretto a inneggiare un marchionne, siamo arrivati a questo, a un marchionne italiano,
che salva una fabbrica e dopodiché sposta la Fiat fuori dall'Italia. In tutto questo, visto che ho la fortuna di essere presente nel mondo dell'industria, io lo domando perché vorrei capirlo, se per l'impresa, vogliamo dire di Cittadella, di Padova, Veneta, italiana, scelgherei quella dimensione per la quale si sente di spendere opinione, sarebbe bene o sarebbe male, visto che dico di bianchi e di neri, di cotte e di crude, sarebbe bene o no uscire dall'euro. Buonasera a tutti intanto. Ringrazio per l'invito e direi che due considerazioni sono importanti stasera da fare per quanto riguarda soprattutto il mondo dell'economia padovana cittadellese. Partiamo da un dato macroeconomico. Visto che parliamo di elezioni europee, l'Europa rappresenta il 7% della popolazione mondiale. Produce il 23-23,5%, quasi 24% del PIL del mondo e consuma il 45% dell'umanità. Quindi l'Europa è piccola perché è solo il 7% della popolazione mondiale, ma è anche grande perché consuma tantissimo. Questo è un dato macroeconomico dal quale secondo me è indispensabile partire per capire quali sono le politiche che l'Europa deve fare. E il salto di qualità che l'Europa deve fare è di raggiungere un'unità politica in grado di gestire tutti i paesi che rappresenta. Questo è il primo punto fondamentale. Da questo punto fondamentale, qui non posso essere io che dà delle linee degli indirizzi politici, ovviamente dopo qui abbiamo un candidato, sarà lui che eventualmente esprime considerazioni a merito. Sotto il profilo economico l'Europa, secondo me, ha ancora la possibilità di crescere. Ma ha la possibilità di crescere se con un grande piano industriale che mette in condizioni il tessuto produttivo europeo, quindi anche italiano, quindi anche padovano, quindi anche cittadellese, di ritornare attore principale su quelli che sono i mercati della globalizzazione. Noi non dobbiamo fare concorrenza alla Cina. Le aziende di Padova, le aziende di Cittadella non devono fare concorrenza alle aziende cinesi, perché non saremo mai in grado di farlo. Noi dobbiamo puntare su una nuova cultura di impresa in grado di fare delle scelte fondamentali sotto il profilo tecnologico, sotto il profilo qualitativo, sotto il profilo del servizio al cliente che le grandi aziende cinesi, le grandi aziende che producono in quantità enorme ma non sono in grado di dare quella qualità, quel servizio che le nostre aziende, la nostra cultura di impresa sono in grado di fare e dare. Quindi mercato globale vuol dire che tanta manifattura non resterà più in Europa. La manifattura a basso costo, a bassissimo costo, non può più rimanere in Europa con i costi di produzione che abbiamo in Europa. Prima l'amico Benedetto mi sembra. Scusa, interrompo, però mi risponde gentilmente. Sì. Mi ha chiesto per l'impresa di che pure cittadellese, padovana, veneta o italiana, l'euro è un bene? È una risorsa indispensabile o è massacra? No, per me, secondo me, l'unità monetaria è sicuramente un bene. Cioè, l'euro ha tante colpe, ma non possiamo dare colpe all'euro che non ha. Quindi l'euro è stato un passo fondamentale che purtroppo doveva essere seguito oltre che dall'unità monetaria anche dall'unità politica molto forte, che non è avvenuta. Questo è il grave danno. L'Europa è fragile per questo, perché non c'è unità politica. E quindi credo che questo passaggio è un passaggio che i nostri rappresentanti che verranno eletti al Parlamento europeo dovranno affrontare con molta convinzione e con molta determinazione. Questo è un punto a mio avviso sul quale c'è anche poco da sindacare, insomma. Dare colpe all'euro che non ha senso, le colpe li hanno gli uomini, non la moneta, secondo me, nel bene e nel male. Diceva Benedetto prima, faceva riferimento alla Polonia. La Polonia è il paese che in Europa è cresciuto di più, è vero. Però ci sono delle ragioni storiche. Come noi negli anni 60 l'Italia ha avuto il boom economico, noi abbiamo vissuto un momento storico irripetibile. Lo stesso la Polonia. La Polonia esce dal comunismo con la caduta del muro, gradatamente, e adesso la Polonia è il paese che trasforma a minor costo
per quanto riguarda tutte quelle che sono le attività del settore manifatturiero, soprattutto del metal meccanico, le grandi produzioni italiane si sono spostate in Polonia nel settore del bianco, dell'elettrodomestico, nel settore, tante aziende hanno delocalizzato in Polonia, perché i costi di produzione sono un terzo rispetto a noi, l'energia elettrica costa la metà rispetto a noi, anche io un'attività in Polonia ve lo posso garantire. Cioè, queste sono condizioni in cui anche nel contesto europeo le aziende possono muoversi e possono trovare anche condizioni di operare in maniera molto molto competitiva. Detto questo, credo che se noi ritorniamo al nostro territorio, il problema importante oggi è capire quali sono le prospettive del lavoro, perché questo credo sia il tema più importante, anche se parliamo un attimo gli aspetti europei e torniamo un attimo con i piedi con le gambe sul nostro territorio. Credo che l'aspetto più importante sia quello di capire quali sono le prospettive vere e reali di far crescere sotto il profilo socio-economico le nostre comunità, i nostri paesi e le nostre aziende, perché le aziende sono il patrimonio più importante che abbiamo, soprattutto nelle nostre zone. Il manifatturiero è importantissimo, fondamentale, perché rappresenta una fetta, direi la maggior parte della nostra economia. Se riusciamo a creare una cultura di impresa, e qui io mi rendo conto che bisogna investire molto sui giovani, perché i giovani hanno la cultura, la mentalità, l'elasticità proprio di capire il mondo d'oggi, la capacità di confrontarsi con culture diverse, la capacità di trasformare le aziende, perché le nostre aziende bisogna trasformarle. Il patrimonio culturale che abbiamo è importante, però bisogna adattarlo al momento storico che stiamo vivendo. Quindi una nuova cultura di impresa, la capacità di dare ai giovani prospettive di lavoro serie, sia qui in Italia ma anche all'estero, perché non è detto che un giovane non debba andare all'estero, perché il mondo sta diventando piccolo. Casa e bottega è finito, cioè non è più viviamo, chi pensa ancora a casa e bottega pensa a un paese, a una realtà che non c'è più. Quindi il nostro obiettivo, quello di ovviamente Confindustria, ma credo anche quello delle altre categorie economiche del territorio, è proprio quello di lanciare sotto il profilo dell'innovazione, sotto il profilo della capacità di creare nuova cultura di impresa, questa grande sfida. È chiaro che da soli non possiamo farcela. Bisogna che chi ci governa ci metta anche in condizioni, con un grande piano industriale, di poter affrontare questi grandi problemi, di poter affrontare le sfide dei mercati esteri e di poter dare alle nostre imprese competitività, soprattutto abbassando il costo del lavoro. Queste sono le condizioni, perché per decreto, per legge, tutto quello che sta facendo il governo, credetemi, posti di lavoro ne creeranno pochi. Non si creano posti di lavoro per decreto. I posti di lavoro le creano le aziende sane, che hanno voglia di crescere, che hanno voglia di inventare prospettive nuove, prodotti nuovi per il mercato del futuro. Giovani che hanno voglia di crescere all'interno delle nostre aziende, che hanno voglia di accettare queste sfide e che hanno voglia di portare il nostro territorio ancora a un livello socio-economico che sia degno di quella che è la nostra storia e la nostra cultura. In questo senso, parlando delle iniziative del governo Renzi, va detto che se arriveranno questi famosi 80 euro in più, che per tante famiglie vogliono dire non qualcosa, vogliono dire molto, questo migliora la condizione della famiglia dove ci sono quegli 80 euro, a condizione che non sia vero che 65 sono in tasse in più in altre voci, ma non migliora la condizione dell'azienda, perché il costo aziendale rimane lo stesso fondamentalmente, quindi non migliora. Semmai bisognerà vedere il famoso Job Act che cosa fa. L'idea, per esempio, di togliere l'articolo 18 ai nuovi assunti, quindi renderli licenziabili nei primi tre anni, per non così disincentivare l'azienda, dal contrario dei matrimoni lavorativi che non si sente in grado di poter garantire, potrebbe essere un'idea. Secondo molti, però, io non sono economista e riescono sempre a convincermi tutti di tutto e del contrario, per cui cerco poi di sforzarmi di capire. Secondo molti, però, molto di questa partita di cui farà il Presidente si gioca proprio intorno
intorno all'euro, convinti che senza l'euro l'economia, potendo giocare sulla svalutazione, sul battere moneta, sull'essere proprietario della propria moneta, ricordiamo che l'Italia è uno dei paesi con la più grande risorsa aurea del mondo, questo non dimentichiamoci, pochissime banche hanno nei cavò tanto oro quanto ne ha l'Italia, per quanto possa sembrare strano, è così, non c'è solo Fort Knox in America, non credo che in Europa sia forse la riserva aurea maggiore che c'è. Allora, per tanti, la moneta nazionale è la molla per fare tutto ciò che il Presidente ha appena detto. Visto che io non ho capito, dallo scuola della testa di Loris De Poli, la posizione del 5 Stelle su questo, io la chiedo a Giorgio Burlini. Buonasera. Allora, io penso che non esista una risposta vera al problema euro-crescio, euro-salvezza. Ho avuto la fortuna di lavorare a Roma per un anno, quest'ultimo anno, con un senatore del Movimento 5 Stelle e sono stato ad un incontro dove c'erano 22 economisti, un rappresentante del Fondo Monetario Internazionale, un rappresentante della Banca Europea degli Investimenti, e sono persone che hanno molta più esperienza di me, voglio dire, o ce ne fosse uno che concordasse con l'altro su come era la crisi, perché era venuta fuori, cosa c'è? Cioè, questo è veramente un momento storico eccezionale. Che mi trovo perfettamente d'accordo con l'analisi che ha fatto Eugenio, cioè il momento in cui vari fattori si incastrano, dove questi fattori si incastrano in una situazione di crisi finanziaria cominciata negli Stati Uniti, che si dice che sia stata una crisi epocale, cioè una di quelle crisi che succedono ogni 60-100 anni. Allora, l'unica questione che io ho trovato estremamente dibattuta ed estremamente interessante è che a fronte di eventi eccezionali, quindi non della normale amministrazione, ma a fronte di eventi eccezionali, il fatto di controllare direttamente la propria sovranità monetaria può dare un'elasticità, cioè una prontezza di risposta, una prontezza di risposta, ecco, una reazione. Questo lo sa bene la Federal Reserve, che a un certo punto, stanca di tutte le prove che aveva fatto e non era riuscita a tenere in piedi il sistema, ha detto adesso io comincio a fare un'operazione che si chiama operazione di quantitative easing. Qualcuno dice stampare moneta, non è letteralmente stampare moneta, ma è comprare titoli di Stato a varie scadenze. Iniziano gli Stati Uniti, segue l'Inghilterra e il Giappone è quello che si è accodato per ultimo. Hanno fatto bene, hanno fatto male, e c'è un grande dibattito su questo, sulle conseguenze di questo, c'è ancora un grande dibattito. Gli Stati Uniti hanno avuto un target, hanno detto noi eravamo al 12%, dobbiamo arrivare al 7%, ci sono arrivati. Gli inglesi ci sono arrivati questa mattina, hanno fatto un 6,9% anziché un 7%, il concetto è lo stesso. Ora, ci sono dei dubbi, cioè c'è qualcuno che dice guardate che tutto questo sta parlando di moneta, però in futuro creerà dei problemi. Ha trovato questo tipo di risposta, ha trovato una forte opposizione da parte della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea non agirà in questo modo. Però noi siamo di fronte a un fatto, cioè il fatto che rispondendo velocemente in questo modo, loro hanno ottenuto una serie di risultati tangibili. Sarebbe giusto farli anche noi? È dibattito, infatti noi vogliamo un dibattito su questo. Tassi di cambio, non è una cosa scontata il tasso di cambio.
nel senso che ha un'importanza da parte sia delle nostre esportazioni che delle nostre importazioni. Mario Draghi non si era mai espresso in termini di tasso di cambio, però l'ha fatto l'altro ieri, cioè ha detto che questo rafforzamento prolungato dell'euro probabilmente ha inciso anche su quella che è la deflazione di quest'ultimo periodo, la bassa inflazione. Quindi si intuiva che ci sarebbero stati degli interventi monetari che sarebbero andati a influire sul tasso di cambio. Ora, qualcuno dice che questo euro sia un euro che è un po' troppo forte per i paesi del sud Europa e un po' troppo debole per i paesi del nord Europa. Lo dice l'Economist, lo dicono grandi banche. Fare i calcoli di quanto sia forte non è facile, ci sono dei rapporti di cambio che si possono intuire, qualcuno dice per l'Italia attorno a un 15%, e questa è una realtà di fatto. Sostenibile? Cosa? Sostenibile, sì. Molti di euro per noi sono valutati. Sì, quindi diciamo che un paese che sta soffrendo, come può essere la Spagna o l'Italia, avrebbe un vantaggio in questa potenziale svalutazione, più che la Germania, voglio dire. E quindi questo crea una serie di tensioni interne. Ripeto, in questo momento non esiste una prova scientifica che stare dentro, stare all'euro da fuori porti dei vantaggi o degli svantaggi. C'è un grande dibattito. Però bisogna anche deciderlo. Sì. Quindi la vostra posizione qual è? No, la nostra posizione non l'abbiamo sempre detta, la nostra posizione è quella di una discussione aperta che sfocerà in un referendum. Cioè, noi non possiamo dire domani mattina ci togliamo o non ci togliamo se non sappiamo e non spieghiamo alle persone tutte le conseguenze che ci sono. Ma se domani c'è un referendum, fate quelli che stanno sulle colline e guardano o vi schierate da una parte o dall'altra? Perché per il referendum è giusto, ed è anche giusto, secondo me è fondamentale accettare quello che decide la maggioranza, anche se ha un'idea diversa dalla propria, però uno ha la sua idea. Sì, sì. Allora, se non vuoi dirmi quella del Movimento 5 Stelle, dica la sua. Lei l'alza per tenere l'euro o per andare fuori? Ah, guardi, per me è estremamente semplice. Ci sono dei passaggi molto importanti che sono stati chiesti e che noi vogliamo chiedere, che è quello di un'integrazione dell'Europa ad un livello superiore tramite il sistema degli Eurobond. Io penso che gli Eurobond da soli abbiano una grandissima importanza. Ovviamente se tu chiedi gli Eurobond è chiaro che stai nell'euro. Cioè, parliamoci chiaro, un'Europa che funziona in questo euro, nell'euro di oggi 16 aprile 2014, lei ci sta o non ci sta? In questo euro. In questo euro non funziona. Quindi in questo euro no. In questo euro no, ma non è il mio programma. È cambiare l'euro. Certo. Beh, intanto, scusi, vediamo, chiedo scusa se passo il microfono, ma è più facile cambiare l'euro? È una soluzione che cambiare l'euro tematicamente o se ne possono uscire? Io per mestiere amministro capitali, euro tutta la vita, euro tutta la vita, cioè non vado neanche a rischiare, il mio patrimonio è quello di chi amministra. Quindi euro. Al momento attuale, tra una certezza scomoda e un punto di domanda che potrebbe essere al baratro, non ho dubbi su quale pulsante vado a prendere. Quindi niente lira. Mi permettete di niente fare... lira. Niente lira. Niente lira. Ah, niente lira, sì sì. Vi faccio questo... riflessione per creare una similitudine. Giustamente lui ha detto, Stati Uniti hanno fatto quantitative easing, Inghilterra ha fatto quantitative easing, Giappone non ne parliamo, il più grande esperimento monetario nella storia dell'umanità. Ma i risultati quali sono? Questi è come se avessero sparato con dei bazooka contro la Luna, un bazooka termonucleari globali. E se no l'hanno scalfita,
Cioè, i risultati sono stati molto, ma molto deludenti. Stiamo parlando di operazioni mirabolanti, fuori del comune, non convenzionali. È un po', e le conseguenze probabilmente le pagheranno magari fra 5 anni. Termino. È un po' come se adesso voi andate con 4 amici, vanno in palestra. Allora c'è quello che si mette là sulla panca di pesi, comincia a alzare i bilancieri, sì, ma fallo naturalmente, che vedrai ti verranno fuori dei muscoli che hanno significato. Gli altri tre dicono: eh no, caspita, almeno me sta mia bella farfadiga, dammi qua che ho una bella pompatina, tum tum, e dopo 3 mesi vengono fuori i pettorali che sono finti, e fra 4-5 anni magari quello che si è fatto, quello che ha fatto il peso sulla panca, naturalmente ha mantenuto una bella ossatura, ha ben impostato gli altri, il muscolo da così è diventato così. Quindi io starei molto attento a sbilanciarmi su Giappone, Inghilterra e Stati Uniti. Io ritornerei per cortesia alle mani, quelli che dicevano no euro. Sono già cattivo. Sì. Ecco, lei è cattivo contro l'euro? Sì. Fermo un attimo, secondo lei è cattivo contro l'euro? Contro l'Europa? Contro l'euro, voglio sapere, non contro l'Europa. È uno strumento. Allora, abbiamo dei microfoni, qui possiamo dare al signore? Le chiedo che la vedo, può alzarsi in piedi, gentilmente si sposta quanto di lato, che la vedo anche gli altri. La vediamo noi, la vedo anche gli altri, che abbiamo questo tavolo, è fatto strano. Ecco, non è euro perché? Niente comissima domanda, non è euro perché? Mario Donnini dei Grilli Parlanti di Dolo. Sono contro l'Europa dei mercanti del denaro, che attraverso lo strumento euro ha conquistato le nostre società, abolito praticamente il nostro welfare, e ci sta portando al disastro dell'Europa e al disastro dell'Italia. Quindi lira? Quindi lira? Rifondare l'Europa così come è l'Europa dei popoli, non l'Europa dei denari. Ma con o senza euro? L'euro può anche restare, ma se l'Europa cambia, l'euro è uno strumento in mano all'assassino. Bisogna cambiare la testa all'assassino. Allora, c'è qualcuno che vorrebbe la lira, mi alza la mano, uno che vorrebbe la lira, c'è? Ce n'è uno che vorrebbe la lira? Guarda che vini traditori, mi si sono già... Incredibile! Vini traditori! Non c'è nessuno che vuole la lira? Vorrebbe la lira? Microfono, non si sa. È incredibile la percezione, sta crollando. È un esperimento sociologico stupendo, prego. No, se si alza in piedi con degli amici che filmano la vedono, mi sembra a favore di telecamera. Dice in gergo. Allora ripeto quello che ha detto l'ultimo incontro il professor Scienza. Ha detto che la lira vecchia. Cioè, professor, scusi, no, è una battuta in sé per sé. No. Il professor Scienza è fantastico. Il professore che è stato chiamato. No, io no, perché è il pezzo proprio. No, ma Scienza è fantastico. È un ricolore. Comunque ha detto che la lira, come la intendiamo prima del 2002, è un ricordo che va nella numismatica e basta. Quello che potrebbe essere il ritorno alla lira è nel senso che l'euro scompare, ognuno torna alla propria valuta con un tasso di cambio 1-1 e poi ci sarà una svalutazione a seconda del paese. Beh, la lira è il nome della divisa, poi esatto, certo. Si chiamerà Fiorino, Scellino, due, quello che sarà. Se c'è quel signore lì che no, lei, o parla col microfono, lui guardi, lui, quello è dietro l'Oris De Poli, o parla col microfono con me, mi dica. No. Se si alza anche lei. No, e lo dico per loro, mi guarda con sorriso, facciamo la stampa. Allora, quello che abbiamo subito. E il microfono non si usa. Quello che abbiamo subito. No, no, lo tiene così e mi parla. Con la lira lo abbiamo conosciuto e trovato, no? Cioè, nel passaggio dalla lira all'euro. Non faccia così, ma tiene così per favore. Adesso, lei ditemi voi quando la gente andrà a votare perché dovrebbe. Lei la vuole la lira o vuole l'euro? Voglio che cambino le cose in meglio, con lira o con euro. Tutta la faccenda. Conosciamo che chi, quel passaggio della lira all'euro, chi lavorava e viveva di stipendio, senz'altro ci ha rimesso. Chi aveva qualcosa da vendere, per conto mio, si è arricchito, perché i prezzi, da una settimana all'altra, questo è un discorso, è un
discorso vecchio. Però. È un discorso vecchio. Certo che una volta. Mi dica cosa succederà se tornassimo alla linea. Non lo so, ma infatti io non lo so. Io so che sicuramente le generazioni degli operai di una volta, con uno stipendio, una moglie e due figli, costruirono una casa, e adesso con due stipendi e un figlio non si paga l'affitto. Torno alla domanda, c'è qualcuno che ha una strategia della lira? Io sono stupefatto. Sì? Ce lo proviamo uno, anche per finta, che recita. No, davvero, davvero, nessuno di voi vorrebbe tornare alla moneta nazionale, non chiamiamola lira. Nessuno di voi vorrebbe tornare a una moneta nazionale? Vediamo lui. Vediamo se. Sì, un secondo, vediamo. Sono esterefatto. Prego. Io sono anche troppo giovane, però. 22 anni, però mi ricordo io, una volta, come ha detto prima il signore, quelli che lavoravano lo stipendio non riuscivano a pagare una casa, non riuscivano a costruirsi un futuro. Adesso io che ho 22 anni, cosa faccio per il futuro alla fine? Cioè, che progetti posso avere da qui a 15-20 anni? Certo, bisogna cambiare l'Europa. Noi stiamo arrivando adesso, si parla tanto del Giappone, che mediamente in Giappone si compra una casa ogni 4 generazioni. Questa è la tempistica. Volete intervenire dal fondo? Portiamo il microfono al signore, che se fa dei gesti un po' più evidenti riesco, così è un po' difficile, però prego, se si alza in piedi, se guarda, faccio una cortesia, sempre fuori telecamera, se si sposta qui sul lato, sia gentile, si alza un attimo in piedi, se venga, vieni qua, poi vieni qua, no. Lo facciamo per... mi pagano sotto banco, non c'è problema, ho un contrattino, prego, sì, vada, vediamo se ci riusciamo. Io credo sia semplicistico dire euro sì, euro no. Il problema è che la banca europea non può prestare i soldi al 0,25% alle banche, e le banche poi si ricomprano i titoli di Stato al 7%. Ma la banca europea non può fare diversamente, la banca europea è il limite. Questa è la prima regola da cambiare. Ok, allora... è accettabile l'euro a regole uguali per tutti. L'Inghilterra non può restare nell'Europa senza l'euro, la Polonia non può restare in Europa senza l'euro. Allora, chi è in Europa ci sta con l'euro, con regole uguali per tutti. Armonizzazione fiscale, armonizzazione dei prezzi, uguali. Questa è la soluzione. Perché quando poi l'Europa non è una comunità, ma è solo una associazione di banche per la gestione dei debiti pubblici dei vari stati, non funziona, ed è quello che sta succedendo. Allora non è un problema di euro sì, euro no. Prodi, che non è accusabile di alcunché, ha tenuto una lezione a Padova e ha detto come... Beh, Prodi è quello che ha trattato l'ingresso a quella cifra dell'Italia dell'euro, che Prodi, tutti dicono che è stata una follia negativa. Prodi ha detto che c'è una sopravvalutazione dell'euro che va dal 15 al 20%, e c'è un calcolo che dice che l'uscita dell'Italia dall'euro costerebbe un 20%, perché sarebbe un calcolo da fare. Cioè uscire dall'euro oggi l'Italia costerebbe da un 15 al 20%, tanto quanto è la svalutazione richiesta sull'euro. Per cui il problema non è euro sì, euro no, il problema è che Europa non vogliamo. È solo lì la domanda, è solo lì la risposta. La Polonia perché può agire all'interno dell'Europa senza avere l'euro? Perché non ha le condizioni economiche per sostenere l'euro? Appunto, allora chi sta in Europa non può la Fiat mettere la sede in Inghilterra per non pagare le tasse, le altre le mette in Olanda perché così le paga ancora meno e produce in Italia. No, sono d'accordissimo, cioè a questo punto l'importante è che sono stati. Chiaro che deve essere fatto gradatamente, ad esempio la Polonia come di oggi non è in grado di mantenere i parametri di Maastricht, non è in grado di sostenerli, per cui si sta adeguando e molto probabilmente fra 3, 4, 5 anni entrerà nell'euro, quando i suoi parametri economici saranno in grado di... Ma di fatto non lo siamo neanche noi oggi. No, io credo che il problema che abbiamo noi è il debito pubblico, sì. Dobbiamo dircelo con franchezza, gli ultimi vent'anni... Mi scusi, 2 milioni di miliardi. Sì. Da 0,25 al 7%, 5% di titolo iniziale su 2 milioni di miliardi fanno miliardi e miliardi che vanno solo a beneficio delle banche. Guarda che la crisi è finanziaria, cioè la crisi è...
dobbiamo dircelo con estrema franchezza, negli ultimi 25 anni, non solo l'Italia, tutta l'Europa, ma in particolar modo l'Italia, ha vissuto di rendita praticamente. Oggi abbiamo due Italie, una garantita e una che ne sta pagando il prezzo di quella che chiamiamo la crisi, anche se non è una crisi, è un cambiamento epocale, perché il mondo si sta trasformando e si sopravvive, ci si adatta alle trasformazioni del mondo, diceva adesso Corsano questo. Cioè, oggi, a tutt'oggi, l'Italia invece di due c'è chi è garantito e in questa crisi ci sta anche guadagnando. E c'è chi invece ci rimette il posto di lavoro, chi è costretto a chiudere l'azienda, chi è costretto a chiudere il negozio, chi non è garantito e deve sostenere il prezzo di questa crisi. Questa è anche la situazione particolare che abbiamo in Italia. E il debito pubblico che dobbiamo sostenere, paghiamo 80 miliardi l'anno di interessi, è quello che ci mangia tutte le risorse per far ripartire l'economia. Io penso, quant'è la finanziaria all'anno dell'Italia? La finanziaria? Beh, sarà intorno agli 800, per quanto riguarda, 800 miliardi. 25 miliardi. Sì. Mi domando, su 25 miliardi, come si è pensato di pagare quanti 2000? C'è qualcuno dice che bisogna cancellare il debito pubblico. Perché con 25... Per finanziare, così intendo per finanziare. Quello che gira il governo. Noi abbiamo il costo dell'apparato dello Stato, del parastato, che costa più di 800 miliardi. Però metà della finanziaria. Sì, d'accordo, ma questo è finanziario. Ah, sì, non è la finanziaria, cioè, il costo della macchina statale... E interessi compresi sono circa 785 miliardi ad anno. Che rapporto intendono fare? Per me, scusate, no, la finanziaria di solito è... Scusate un secondo, siete convinti che vogliono veramente pagare il debito pubblico italiano? Bisogna abbassarlo. Allora, tu pensa a chi ci sta guadagnando sul debito pubblico italiano? Sono i francesi, i tedeschi... No, ragazzi, no, per favore, perché adesso mi trasformo, divento Hulk. Chi ci sta guadagnando sul debito italiano? Eccomi qua, chi sta guadagnando? Tre quarti del debito italiano ce l'hanno gli italiani, quindi quando si pagano gli interessi vanno a favore dei vostri fondi pensioni, della vostra cassa di risparmio, della vostra gestione patrimoniale e così via. Un terzo di questo debito è fuori del mondo. E ricordatevelo, non c'è nessuno che può sapere la provenienza di un ordine di negoziazione su un titolo di Stato in un mercato di riferimento. Cioè, quando vedete, leggete nei blog, un terzo del debito italiano ce l'ha la Francia e la Germania, è una delle più grandi cagate galattiche che potete trovare in rete, perché per definizione nessun paese può conoscere, una volta che un titolo viene emesso, comprato fuori dai suoi confini, chi sia l'effettivo titolare. Vi faccio un esempio: io sono il fondo pensione degli operai delle Filippine e voglio investire, per ragioni del portafoglio che ho in carico, in titoli di Stato italiani. Benissimo, quando c'è un'asta compaio come sottoscrittore, solo che non faccio il nome per conto mio, do mandato magari a Deutsche Bank o a Credit Agricole, che sono intermediari finanziari nell'operazione, non detengono il titolo. Non crediate a queste balle che continuano a girare, che dicono che un terzo di questo debito italiano è in mano a questi due soggetti, perché niente di più fuorviante. E questo non vale per l'Italia, vale per qualsiasi paese al mondo. Una volta che c'è un'emissione di debito, di titoli di Stato, quando escono dai confini italiani, nessuno sa chi è l'effettivo beneficiario. L'integrazione di quanto dice, io facevo riferimento alla spesa pubblica degli 800 e passa milioni di euro, miliardi di euro, io credo che se c'è la volontà politica di riportare il debito pubblico sotto il 100% del PIL, 5 anni si può fare senza bagni di sangue, basta che ci sia la volontà politica di farlo in maniera seria. Però. Allora, ho sentito dire che la Polonia non era pronta per entrare nell'euro. Lo eravamo noi? No. Lo eravamo noi? Il 26 giugno 2013 il Financial Times pubblica un articolo. Hanno messo le mani su un report del Tesoro italiano che dice che potremmo essere esposti a 33 miliardi di perdite su derivati
contratti nel 1997, quando il deficit, rapporto deficit-PIL passa dal 7,2% al 2,7%, giusto per entrare nei parametri di Maastricht. Non è finita lì. La Germania lo sapeva. L'Italia non poteva rimanere fuori dall'euro. Non gliene fregato un cazzo nessuno che non fossimo pronti. Avevamo un rapporto debito-PIL al 120% all'epoca, 115-120%. Avevamo un rapporto deficit prodotto interno lordo del 7%, eravamo pronti. Abbiamo fatto una manovra specifica di derivati, ammessa anche da Draghi. Non è illegale, non ha fatto una manovra illegale, però è una manovra per entrare dentro i parametri di Maastricht. Per quanto riguarda il fatto del rapporto debito-PIL al 115% anziché al 60%, non era un problema, perché dicevano sì, ma la Commissione Europea ha detto tendenzialmente vediamo che sta calando, quindi supponiamo che nei prossimi anni arriverà alla famosa golden rule del 60%. Quindi noi non eravamo pronti. Allora, se non eravamo pronti, perché dovevamo entrare? Perché l'Italia non poteva rimanere fuori dall'euro, perché la Germania non dovrebbe mai, la Germania e la Francia non potevano far rimanere il più grande competitor produttivo al di fuori dell'area euro, perché sappiamo che noi vendiamo beni che sono in competizione con loro due. Questo non lo dice Giorgio Bullini, che è l'ultimo degli arrivati, cioè questo è l'Economist che su questo ci ha costruito fior fiore di articoli. Cioè, a un certo punto noi non potevamo rimanere fuori. Allora mi chiedo, noi non eravamo pronti, gli altri sapevano che non erano pronti, però dobbiamo entrare, cioè siamo spinti. E questa spinta provoca una rottura interna. Cioè, se tu non sei pronto, se tu sei una taglia larga e io ti do una media, cioè non c'è poco da fare, o stai con le spalle così, oppure a un certo punto spacchi la giacca, non c'è niente da fare. E questo è successo. Cioè, questo successo ha provocato una spaccatura interna che non si è vista subito. Cioè, si è vista negli anni. Tanto questa era la tesi anche, ricordiamo, Giancarlo Pagliarini, della Lega Nord, che si giocò la sua battaglia garantendo a Umberto Bossi che l'Italia non ce la faceva a entrare nell'euro, che poteva entrare soltanto dividendo l'Italia in due, e che fece arrabbiare talmente Umberto Bossi che lo mise praticamente fuori dalla Lega Nord, perché su questo perse la battaglia, tra virgolette. Quindi, però, se come dice lei, all'epoca non potevano lasciarci fuori, verrebbe a dire allora oggi ci converrebbe andare fuori, cioè ci conviene riportarci alla situazione prima dell'euro, lasciamolo dentro, noi andiamo fuori, facciamo la concorrenza come sostengono quelli che avendo una moneta autonoma, che poi quello che sostiene Marine Le Pen, né più né meno, cambia la situazione, perché la Francia, ricordiamo, che non sta bene. E questo è il peccato, che quando fai una frettata non riesci a ritornare all'uovo, è quello il problema. Cioè, ritornare alla posizione precedente quando tu hai fatto l'integrazione bancaria, eccetera, 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 sei un casino parlando così in Veneto. È dato da considerare che è cambiato il mondo. Assolutamente. Possiamo fare un ragionamento storico da 15 anni fa, dal 2002 adesso, come completamente cambiato il mondo. Certo, non giochiamo a voce ferme, giochiamo in una partita in quale il tavolo è completamente in movimento. Ma scusa, qualcuno mi ha detto che la Polonia non può entrare perché non è pronta, e io ti dico che non eravamo pronti neanche noi, solo qua, cioè io ho fatto un appunto, E questo molto probabilmente è anche vero, che c'erano le condizioni con la stabilità degli ultimi entrate nell'euro, le condizioni per ridurre quelli che erano i deficit che lo Stato aveva, è che politicamente nessuno ha voluto chiedere agli italiani un impegno, un riscatto, un momento d'orgoglio per riportare il paese al pari degli altri paesi europei, e
si poteva fare, secondo me. Anche questo si poteva fare. Guardate, mi permetto proprio 30 secondi telegrafico. L'euro è stato sovrastimato nei benefici. Fine. È un po' come uno che va in discoteca, trova una bella figa, scusatemi il termine, la frequenta un attimino, dice ma sì dai, secondo me qua un colpino di qua, un colpino di là, ci sposiamo, viene fuori quel matrimonio. Dopo 6 mesi ti rendi conto cosa ho fatto, Madonna Santa, potessi tornare indietro. La stessa cosa è accaduta quando hanno concepito la moneta unica. Cioè l'idea di base era, c'è una grande differenza tra l'Europa periferica e l'Europa del Mediterraneo e l'Europa del Nord, creare uno strumento che avvicini queste due grandi aree per indebolire l'Europa forte ed aumentare la potenza e il riverbero economico dell'Europa mediterranea. Caspita, è successo esattamente il contrario, chi era debole è diventato più debole, chi era forte è più forte, quindi non è che l'hanno fatto perché, come se andate in rete, ci sono questi grandi fantomatici lobby corporation che vogliono schiavizzare l'umanità, il dominio del mondo o presupposti di questa portata. Gli uffici studi, i capi economista, i vari referenti delle nazioni che sono stati mandati alle tavole rotonde hanno concertato con questo tipo di view e purtroppo l'esito non è stato ottimale, ma non è che l'hanno fatto in mala fede. Se noi l'euro avesse pagato 1.000 lire, i nostri conti correnti sarebbero diversi e forse eravamo più forti. Se dovessimo pagare 4.000 lire eravamo alla rovina. Quindi c'è qualcuno che veramente ha sbagliato i conti e francamente, visto che viene citato, il signore in quel momento che ha fatto i conti era Romano Prodi. Ha firmato il trattato di Lisbona. Ha impugnato il microfono. Sì, allora quello che dice Eugenio è sacrosanto. Io non sono, e lo dico subito, io non sono un complottista di quelli che vanno in giro, assolutamente no. Qui sono stati fatti proprio degli errori di valutazione. Ma io mi permetterei di dire una cosa un po' più feroce. Che c'è un brutto difetto in Italia, che è quello di cercare di trovare una soluzione raffazzonata pur di trovare una soluzione vera. Allora, quando si è presentato l'euro, hanno detto dai, andiamo dentro, chissà che ne metta a posto, perché così è che è successo. Tutti entusiasti adesso, tutti incazzati con l'euro. No, nessuno. Esatto. Mi dispiace, qui ci sono quelli contro l'euro? Uno contro l'euro? Microfono. Scusate, è un momento delicato perché mentre arriva il microfono potrebbe cambiare idea, quindi cerchiamo di non deconcentrarlo, prego, se sia, mi fa la gentilezza, lo so, cosa è andata da quella parte lì? È solo per la statistica, Ah, è solo. Perché ho deciso sul fatto che sono incazzato, io lo sono ancora. Lo con l'euro? Certo. Le posso chiedere una cosa? Si può mettere da quella parte, così le telecamere la vedono? No, ma perché è incazzato? Perché è incazzato? Ma il microfono lo tenga qui, non lì. Perché è incazzato? E non capisco perché continua a dire chi vuole tornare alla lira. Abbiamo un'alternativa, scegliamo una moneta diversa, cioè non è che la lira è presente uno status. Vuole tornare alla moneta nazionale. Ok, è quella che c'era prima, quella che avevamo. Qualcuno sta ancora probabilmente sotto il mattone, qualcuno. Lei vorrebbe tornare alla moneta nazionale? Ma non vorrei, intenzionalmente, però è quella che abbiamo utilizzato fino a pochi anni fa. Ci sarebbe meglio? Sicuramente è meglio dell'euro. Per usare il paragone che ha fatto prima il signore, l'euro è uno strumento, ok? È una spada senza lessa. Il primo che prende l'impugnatura è quello che riesce a tirare fendenti e gli altri hanno solo i tagli. Quindi è vero che la colpa non è dell'euro e delle persone come la usano, ma per usare il paragone, l'euro comunque è sempre un'arma senza un'elsa. E allora bisogna trovare un modo di controllarla. È vero che non ci si può prendere con l'euro, ma con chi lo sto strumentalizzando? Questo è il mio concetto. Beh, penso io difendevo un pochino l'euro. Tenga pure il microfono, le lascio l'essere in mano. No, tenga l'essere in mano, prego. Se no poi lui al pendente sempre in posto. Alla domanda, ma perché vuole ritornare alla una moneta a sovranità monetaria nazionale? La risposta è data, la risposta scaturisce non da motivazioni oggettive, da sentiment, presupposti, considerazioni personali. Ora,
Non penso che ci sia nessun primo ministro o partito di larghe vedute in qualsiasi paese dell'Unione Europea che farebbe, che schiaccerebbe il pulsante per catapultare la propria popolazione in questo tipo non di... Non è il governo? Non è il governo o... Perché Marine Le Pen è piccola, il Front Nazionale è piccolo, ha appena vinto l'ultima amministrazione. E indico, deve arrivare... E cosa è piccolo? Piccolino, uno per portare un paese a... chiedere l'espulsione o l'uscita, perché alla fine sarà molto... su questo giocano la campagna elettorale, qui partecipa lui. Sì, ma... La Lega Nord, i sondaggi li danno a 5,5 su questo. Facciamo che Lega Nord, euroscettici sono parecchi. Una simulazione, se i movimenti euroscettici ha come conseguenza dell'esito del 25 maggio, dovessero arrivare oltre il 35 messi assieme oltre il 35%, l'euro è finito. Sapete perché è finito? Poi uno dice: ma non ha la maggioranza, certo, ma chiedetevi chi frequenta con assiduità il Parlamento europeo, sicuramente saranno loro quello che stanno facendo in Italia, che sono sempre là fissi, mentre gli altri partiti, i referenti degli altri partiti vanno, tornano, PDL vanno una volta al mese se va bene. Quindi è questa la paura dei movimenti euroscettici, cioè che arrivino a creare un blocco massivo sempre presente durante le votazioni che le destabilizza. Basta che ci siano quei 100-150 fissi presenti ogni giorno quando ci sono le votazioni chiave ed è finita. Non l'euro, l'Europa collassa su se stessa, ecco la preoccupazione principale. Se poi in Francia questi arrivano oltre il 40-45% è finita, non esiste più l'euro. Ma preparatevi a un bagno di sangue, perché non pensiate che l'uscita dall'euro o la fine dell'Europa sia che bello, accendiamo la televisione. Occhio che ha ripreso Mandolari. Vabbè, ce l'ha un massimo. Ha la spada in mano lui. Il nostro cavaliere senza macchia. Allora, vi prometto una battuta: è vero che non si torna dalla frittata all'uovo, ma le galline continuano a vivere ancora. Bella frittata. Qui continuiamo a girare attorno sullo stesso argomento. A mettere il perizoma all'elefante, come direbbe Bersani. Io sapevo sbacchiare il leopardo, il perizoma all'elefante, Il discorso che volevo portare all'attenzione prima era quello che l'euro, il fondo salva stati, il fiscal compact, tutte queste cose qui, alla fine hanno in Italia, non sto parlando degli altri paesi europei, ma hanno una radice unica, cioè proviamo, speriamo che questo risolva dei problemi. Hanno fatto un fondo salva stati, proviamo, magari ci salviamo anche noi. Fiscal compact, scriviamo anche noi subito nella Costituzione, subito scriviamo, succede. Non è servito a niente la speculazione contro l'euro, contro i paesi dell'area periferica. È finita quando un signore è uscito in conferenza stampa e ha detto: whatever it takes and believe me will be enough. Mario Draghi ha detto: sentite, se voi vi mettete contro di me vi fate male, farò qualsiasi cosa e credetemi sarà abbastanza, perché se vi mettete contro di me vi faccio una faccia così. Allora è vero che non ha fatto la faccia così, non ha fatto quantitative easing, ma è la stessa roba, cioè lui con le parole ha dato lo stesso messaggio: contro di me non mettetevi. Allora, ritornando al discorso, quello che purtroppo io vedo e che continuo a vedere è che l'atteggiamento politico è sempre estremamente pressapochista, cioè noi cerchiamo di trovare delle soluzioni perché non vogliamo fare le riforme, ma le riforme non sono quello di pagare bene i co-pro, tutte queste stronzate, queste sono stronzate, signori miei, ve lo dico io, queste sono delle grandissime puttanate. Le riforme sono 20.000 società partecipate dallo Stato con consigli di amministrazione giganteschi, strapagati, ma non lo dico io, lo dice Cottarelli,
non hanno detto una parola, hanno solo detto che adesso cerchiamo di togliere il Senato, togliamo. Attenzione, che quando torno in Senato, io per quello non penso come vuole, io mi piace molto più la riforma Chiti, per fare un esempio, perché noi siamo in realtà, cioè non è togliere 100, 200, 300, 500 parlamentari che cambia il conto dello Stato, sarebbe molto più l'idea semmai, piuttosto che dimezzare i parlamentari, dimezzare non solo lo stipendio ma le prebende, perché attenzione che tolgono il Senato, ma non tolgono i dipendenti del Senato, non tolgono i dipendenti a Camera, io ero della Camera, sapete quante mensilità hanno i dipendenti della Camera? 15 o 16. Sapete quanto è l'appannaggio del segretario della Camera? Perché adesso i nuovi manager 237 mila euro, ma il segretario della Camera prende 470 mila. Tagli la provincia, io sono contrario, se sono minoranza è giusto che si faccia, poi devo capire la Camera di Commercio, queste cose, come faranno. Ma attenzione che i dipendenti delle province non si tagliano, e siccome i comuni non possono assumerli, passeranno alle regioni, il contatto delle regioni è più alto. Quindi finirà che forse l'operazione ci costa. Si toglie i 5.000 euro del presidente della provincia, i 2.000 euro dei 6 assessori, ma quanto è il costo del consiglio di amministrazione dell'ATER, del consorzio di bonifica, della comunità montana, dell'ATO, di tutte queste cose che ci sono, delle compagnie di trasporto pubblico? Quanti sono? Cosa prendono? Prendono più e costano più o meno di una provincia? C'erano qui, prima c'era il giovine figliuolo e dopo abbiamo il simpatico Scassi Crinito, sì, che poi parla. Cominciamo da lei, prego. Mi ero portato un libretto da casa, L'Europa si è rotta, autore Eugenio Benetazzo di qualche anno fa, pagina 66, si parla di un euro a due velocità, cioè diciamo un euro dei paesi, tra virgolette, PIX, sfigati, mediterranei, chiamate come volete, e un euro dei Olanda, Francia, Germania, eccetera. Questa idea è ancora valida o no? Ottimo intervento, così magari andate anche a comprare il libro, sto scherzando. Il libro è presso il banchetto ingresso, si può pagare con tanti banchi, ma per carni credo si può fare tutto. Non so neanche se l'hanno ristampato. Quel libro è stato scritto appena è detonata la Grecia, cioè appena si sono verificate, anzi un po' prima che detonasse la Grecia. Quindi era inizio, metà, estate 2010. Nell'estate 2010 esplosa la crisi del cosiddetto esplosa. Ha cominciato a dimostrare la debolezza dell'Unione Europea e soprattutto mettendo in evidenza la criticità del debito sovrano in Europa. All'epoca, è importante citare all'epoca... Chiedo scusa, se la Grecia avesse avuto la dracma, sì, con la marea di soldi che tutte le estati entra in Grecia, ne entrano fiumi di soldi e hanno continuato a entrare fiumi di soldi, la Grecia avrebbe avuto quello che ha avuto? Io non sono in grado di... Perché nell'euro, che è così volatile, che non è di nessuno, la Grecia ha avuto quello che ha avuto. I greci hanno perso il 40% dello stipendio. Sì, però... Ma se avessi avuto la dracma, io ho un dubbio, perché in Grecia il turismo continua a esserci, non è cambiato. E ripeto, entrano fiumi di denaro in Grecia. Invece di andare euro su euro, che non si sa di chi sono, che non si sa quanti ce ne sono, in un paese che aveva la dracma entravano franchi svizzeri, franchi sterline, pesetas, lire, dollari, e c'era un conto attivo passivo a fine anno. Io avrei dubbio che la Grecia avrebbe passato quello che ha passato senza l'euro. La Grecia, bisogna anche rammentarlo, ha toccato i bilanci pesantemente per entrare nell'euro. Ha un tasso di shadow economy, cioè di economia sommersa, che arriva al 50%, che arrivava al 50% prima delle sanzioni, al 50% del PIL, quindi noi italiani siamo di novellini in confronto a loro.
purtroppo in televisione non si dice mai, anzi in passato non si è mai detto, ma sapete perché la Grecia doveva essere assolutamente salvata e mantenuta dentro l'Unione Europea? Per ragioni militari, per la NATO, perché la NATO doveva avere un avamposto di presidio che consentisse loro di poter intervenire rapidamente, tempestivamente per la gestione di eventuali crisi nel Medio Oriente, e per lo stesso motivo che è entrata la Grecia nella comunità economica europea, se ci pensate. Cosa ci azzeccava la Grecia allora con i 4-5 grandi? Rispondo comunque alla domanda. Quel periodo si temeva, e lo ricordiamo anche con la famosa copertina dell'Economist con la moneta da un euro trasformata a cometa, il still the end, cioè il still the end sarà la fine, perché venivano messe in discussione tutta una serie di requisiti e capacità che doveva tutta l'Europa continuare a portare avanti, a cominciare dall'euro. Proprio in quel periodo, proprio in quell'estate, venne formulata la cosiddetta, da parte di una ristretta nicchia di analisti ed economisti indipendenti, la cosiddetta teoria di Euro 2 veniva chiamata, quella che oggi è stata ribattezzata con la teoria del Geuro o Geuro, German Euro, G sta per German. Cioè, non facciamo saltare tutta l'Unione Europea, perché ci abbiamo lavorato per 15 anni. Facciamo così, se proprio si creano i presupposti, e vi ricordo che si votò quell'estate là in Germania, in Grecia, e vi era il rischio di trovarsi con una coalizione di governo decisamente contro l'Europa e contro l'euro, vinsero 52 contro 48, il rischio era quello che se con quell'esito la Grecia, con un atto di sovranità nazionale sul piano politico, esprimeva un consenso a volersene andare, è chiaro che non è che li possiamo tenere lì per forza obbligati. Avrebbe intrapreso un percorso, probabilmente suicida sul piano economico, e questo avrebbe portato all'abbandono dell'Unione Europea e conseguenti ripercussioni sulla moneta. Quindi le autorità sovranazionali ipotizzavano l'idea di, appunto, di splittare, dividere l'euro nel cosiddetto euro del nord, che avrebbe mantenuto anche la Francia ma non l'Italia, e poi l'euro di serie B, quindi tutta l'area mediterranea, Portogallo, Spagna, Malta, Italia, Grecia e Cipro. Però questa cosiddetta teoria o exit strategy finale è decaduta due anni fa, anzi un anno e mezzo fa, per la precisione il 26 luglio del 2012, come ha detto Giorgio, quando Draghi fece il famoso Calabrones speech, l'hanno chiamato, il discorso del Calabrone, perché in quel contesto, quando Draghi disse la BCE farà tutto quello che serve per preservare l'euro, e da lì vennero strutturate tutta quella rete di protezione finanziaria per tutelare gli stati, impedire che falliscano le banche, aiutare con interventi a pioggia e dedicati, i governativi europei, cioè i titoli di Stato, iniziarono una lenta ripresa, l'aggressione finanziaria nei confronti dei paesi deboli cessò, e il rischio di spaccatura dell'euro, oggettivamente, possiamo, per ragioni finanziarie, possiamo ritenerlo abbandonato, ormai archiviato. Se dal 25 maggio uscirà un esito in cui gli euroscettici saranno tra il 15 e il 20% su massa complessiva, basta, l'euro non muore più, è destinato a diventare la moneta che rappresenta la cassaforte finanziaria di tutto il mondo, cioè la vecchia Europa. Questa è la sua opinione. Ovviamente il calabrone è quell'animale che vola nonostante le scientifiche dicono che dovrebbe cadere per terra. Perdono, il calabrone è quell'animale che scusate, perché se ci passa sopra, secondo le leggi scientifiche il calabrone cade, però vola lo stesso. Esatto, Draghi fece lo stesso tipo di similitudine parlando alle comunità finanziarie. Dice: se io guardo i parametri vitali dell'Unione Europea, cioè, l'euro dovrebbe essere già una divisa fallita, non solo è fallita, ma è la più richiesta al mondo, da cui viene battezzato il discorso il calabrone. Prego. Grazie. È bello, è molto gentile. Ecco, ci piace, una domanda, ci piace. Una
era il nostro candidato, al quale faccio i miei complimenti e tutti i miei auguri per i contenuti che ha espresso. La vera problematica, a mio modesto avviso, è, come dicevo, verso la politica di questa Europa, che non ci piace, che ci sia un euro o non un euro. E questa politica non ci piace perché pone, come nei discorsi anche suoi prima, la competitività dell'economia europea al di sopra di quello che è lo stato sociale che abbiamo costruito negli ultimi 100 anni a fatica e incompiuto, perché riguarda soprattutto il lavoro dipendente, non tutti, uno stato sociale che viene dalla rivoluzione francese. Vogliono azzerare tutto e fare di noi, anzi l'hanno già fatto, un mercato enorme di tutto il continente senza confini, aperto a tutti. In questo mercato vale la legge del più forte, noi siamo i più deboli. Noi vogliamo invece un'Europa che protegga la nostra vita, che protegga il nostro futuro, come lo Stato sociale della povera Repubblica Italiana faceva. Vi domando, e ti domando per piacere, possiamo sperare di riuscire a ricontrattare tutta la fondamenta dell'Europa? E vedo che Eugenio dice di no, infatti il cuore mio batte più forte, e rifondare i trattati su un'Europa dei popoli e non un'Europa del denaro, perché quando sento dire che il problema è il costo del lavoro, io dico invece no, è il problema, è il costo del welfare, perché il welfare sottrae denaro ai profitti e i mercanti del denaro vogliono profitti e ne vogliono sempre di più in modo incessante, ed è la nostra fine, è la nostra schiavitù. Muoia l'euro e muoia l'Europa, se deve essere questo il nostro destino. È stata basata su un principio abbastanza semplice, che è l'unico mandato poi che è stato dato alla Banca Centrale Europea, quello della stabilità dei prezzi. Questa stabilità dei prezzi doveva essere ottenuta attraverso la moderazione salariale, è basato su un concetto di tipo germanico. Quindi controllare quello che è l'andamento dei salari per fare in modo che non salgano in velocità e quindi diano origine poi a un'inflazione, però accompagnate da politiche di reddito. Ora in Italia abbiamo applicato la prima, non abbiamo applicato la seconda, esattamente come il patto di stabilità si chiamerebbe patto di stabilità e crescita. Peccato che noi facciamo solo il patto di stabilità, la crescita la facciamo noi. Che cosa sono le politiche di reddito? Le politiche di reddito sono tutte quelle politiche di sostegno al reddito. Quindi il concetto fondante dell'Europa era questo: teniamo sotto controllo i salari attraverso concertazione sindacale, eccetera, eccetera, eccetera. Però contemporaneamente facciamo delle politiche che vadano a sostenere il reddito, e quindi le politiche delle famiglie, le politiche dei trasporti pubblici, eccetera, 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 che noi non abbiamo fatto. Quindi ancora una volta rientra quel discorso che stavo facendo prima, cioè non fermatevi solo sul fatto che il Movimento 5 Stelle dice andiamo al referendum, euro sì, eccetera, eccetera, eccetera. Noi stiamo combattendo prima di tutto una battaglia feroce all'interno dell'Italia per cambiare questo paese. Quando noi diciamo in Europa per l'Italia, intendiamo prendiamo il meglio dell'Europa e portiamolo in Italia. Cioè, io non oserei mai dire che voglio dire l'Europa fa solo schifo, è tutto brutto. No, io ho vissuto poi all'estero per 13 anni, ho vissuto in Inghilterra, quindi so benissimo che cosa manca. Quindi secondo me ci sono tutte le premesse invece per fare una battaglia sul welfare, che sia una battaglia di politiche di reddito, che sia una battaglia efficace. Ricordiamoci che noi siamo uno degli unici paesi che non ha il reddito minimo per le persone che sono disoccupate. C'è stato chiesto di inserirlo, siamo noi, la Romania mi sembra, siamo i due paesi, e noi non lo faremo mai, perché piuttosto costruiamo 1 miliardo di F-35 inutili e difettosi, tra l'altro.
Quello che diceva Eugenio è verissimo, loro hanno il terrore, dico, mamma mia, se questi qua prendono il 35%, loro sono sempre là, mentre gli altri sono sempre a casa. E signori, sono cazzi loro, scusatemi l'espressione, voi, cioè, se voi siete stati eletti al Parlamento Europeo, dovete stare al Parlamento Europeo? Sono eletto sindaco ma anche parlamentare, per cui sto al Parlamento e non sto sindaco della mia città. Ma che discorsi sono? Noi siamo contrari alle doppie cariche, quindi chi dei parlamentari italiani verrà eletto al Parlamento Europeo se ne deve andare al Parlamento Europeo, ok? Cioè la gente deve rimanere lì, deve studiare e deve votare, se no pazienza per loro, perché chi sarà lì deciderà anche per loro. Solo una considerazione storica. Ricordiamoci che l'Europa è nata nel dopoguerra con la comunità economica dell'acciaio e dopo col mercato comune europeo. Ecco, queste scelte di politica economica hanno consentito all'Italia di crescere. Nella prima metà del ventesimo secolo ci sono state due guerre mondiali. Attriti, pensiamo solo al bacino della Ruhr tra Germania e Francia, per avere le risorse, per avere le materie prime, si è scatenata una guerra. Cioè, le scelte politiche che sono state fatte per l'Europa hanno consentito al nostro paese, che non ha materie prime, l'Italia è un paese che trasforma. Lo sviluppo dell'Italia degli anni 60, 70 e 80 lo dobbiamo grazie a quegli accordi. Cioè l'Europa ha consentito a tutta la popolazione dei paesi europei di crescere. In primis erano i primi sei paesi che hanno costituito la comunità europea. Esatto. I primi sei paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo insieme. Quindi dobbiamo avere anche le idee, cioè capire a fondo quelle che sono le scelte che in questi ultimi 70 anni sono state portate avanti a livello europeo. Distruggere tutto, secondo me, è assurdo. E non dobbiamo pensare che il welfare, una signora era preoccupata giustamente di quello che era il welfare per quanto riguarda soprattutto le persone che sono anziane. Oggi il welfare che gode l'Europa è tra i più alti al mondo, in assoluto tra i più alti al mondo. Oggi sono più tutelati gli anziani dei giovani, ma non perché si voglia fare critiche o politiche diverse da quelle che sono state portate avanti nei singoli paesi. Oggi è tutelato l'anziano, è tutelato chi va in pensione e non è tutelato il giovane. Questa è la grave, cioè sono gli anziani che mantengono i giovani oggi. Perché questa Italia che è cresciuta tanto ha mandato in pensione i giovani, quelle pensioni che paghiamo ancora molto care. Sono molti miliardi che ogni anno paghiamo a persone che non si possono più rimettere sul mercato, perché ormai hanno passato i 60 e che sono in pensione 30 anni, 35. La follia di un'Italia che voleva essere ricca più di quanto poteva essere. Prego. Io volevo fare un breve intervento e porre questa questione. Cioè, noi abbiamo una spesa pubblica circa un 20% sopra la media europea, no? Che equivale a circa 150 miliardi, con una burocrazia che neanche la Russia è intesa. Non dovremmo farci di più i conti in tasca. Cosa c'entra l'euro con questo? Non c'entra niente l'euro con questo. Dobbiamo farci bene i conti in tasca noi. E io mi auspico che i 5 Stelle servano a questo, perché è qui che dobbiamo andare a parlare. Questo deve essere un obiettivo. Io vorrei sentire dai 5 Stelle questo. Infatti lo sento spesso, ma non parlare dell'euro, è una partita persa, cioè, non è un argomento secondo me, lasciatelo alla Lega, secondo me. Ecco, la Lega che piace il Ministero della Semplificazione Legislativa, il Ministro Calderoli, se non ricordo male. Certo, però i 20 anni che hanno governato, l'ho votato anch'io, sai, non è che... Assolutamente. Però non abbiamo visto dei risultati. Quando... ma in buona fede non dico che non si sono
risultati non ci sono stati, quindi si scalzino e lasciano spazio a chi ha delle proposte. Non è che devono lasciare spazio all'elettorato che decide chi ha lo spazio. Certo, certo. È l'elettorato. Abbiamo avuto potere in mano, se quell'elettorato sceglie. Ma io so sempre dire che chi vince, se il voto è corretto, vince. Ma l'elettorato deve essere anche ben informato. Io su questo l'osservatorio di Pavia, in questo senso, i media tenessero conto. Prego. Sì, beh, assolutamente d'accordo con quello che hai detto, infatti l'ho detto subito più volte che dobbiamo cambiare il nostro paese, su questo non c'è nessun dubbio. Poi ovviamente c'era un discorso legato alla serata e io penso che non sia un discorso neutro, cioè il fatto della sovranità della moneta non è vero che non c'entra niente, eccetera, eccetera, ha una componente importante. Che queste elezioni europee si giocheranno molto su questo. Sì, perché poi il punto è, può essere interessante dire se questo è un punto centrale, è un altro discorso, però i partiti in Italia si stanno schierando pro contro euro, sembra che sia questa la discriminante. Fratelli Italia contro l'euro, Lega Nord contro l'euro, Berlusconi dove sono i voti? Contro l'euro. È così, insomma, PD è per l'euro perché pensa che con Schulz avrà la maggioranza del PS del Parlamento Europeo, quindi sta giustamente nell'euro perché così fa alla grande famiglia europea di sinistra, Marine Le Pen. Però si gioca su questo, forse una tema centrale come importanza, perché dovrebbe essere comunque il lavoro, però poi ti dicono che il lavoro dipende dall'euro. In fondo, prego. Sì, volevo fare due domande. La prima riguardante, facendo un ragionamento sulla manovra che sta facendo Renzi, no? Sta cercando disperatamente di trovare 7, 8, 10 miliardi di euro per finanziare questi famosi 80. Hanno detto che le coperture ci sono, 20 miliardi. Io sono un po' preoccupato per una questione. Abbiamo un fiscal compact, no? Volevo che qualcuno mi spiegasse, visto che siamo in difficoltà per trovare 10 miliardi di euro, dove li troviamo i 40 e passa che dovremmo pagare all'anno per 20 anni? Questo l'abbiamo messo in Costituzione e questa è la cosa che mi preoccupa molto, è sapere dove li troviamo ogni anno 40 miliardi di euro. La seconda, per il dottor Bernardi, che aveva fatto un accenno, poi mi piacerebbe sapere, risolvere in 5 anni il problema del deficit pubblico, vorrei che se poteva sintetizzare e dire cortesemente quali sono le soluzioni, perché credo che sia un problema centrale. Partiamo da 5 anni. Allora, per risolvere il problema del debito le cose sono molto semplici. Allora, o si aumenta il PIL o si riduce il debito. Non ci sono alternative. Si riduce il debito pubblico. Per ridurre il debito pubblico dobbiamo intervenire su quella che è la spesa generale dell'apparato, della politica, dell'amministrazione e della burocrazia. Il costo dello Stato, che sono più di 800 miliardi di euro l'anno, più della metà del nostro PIL. È come se una famiglia che ha un reddito di 3.000 euro, più della metà andasse solo per dirigere le linee di indirizzo della famiglia, paradossale. Cioè abbiamo un costo che è elevatissimo. Abbiamo un paese obsoleto, abbiamo livelli amministrativi e soprattutto burocrazia esagerate. Noi paghiamo centinaia di migliaia di dipendenti pubblici che non fanno niente, creano solo perdite di tempo. Questa è la verità. Vendo a 400 forestali da Sicilia a 24.000. Ecco, questo è un esempio. Se non ce lo, prima si faceva accenno a tutte le società partecipate, pubbliche, enti, non enti, cioè in 60 anni è stato creato di tutto e di più, lobby, centri di potere, società partecipate, si è creato un apparato burocratico che si è autoalimentato soprattutto negli ultimi 30 anni, a partire da metà degli anni 80, che ha fatto lievitare la spesa pubblica in maniera enorme. Nel 75 un certo Ugo Marco, dopo che sono state istituite le regioni, ha detto: le riforme le abbiamo fatte, abbiamo messo carità al paese, siamo riusciti,
135 miliardi costano le regioni italiane. 135 però, miliardi. Pagando la sanità. Pagando la sanità. L'80% è per pagare la sanità. Ma allora, dobbiamo anche renderci conto che su questa spesa pubblica, che è più del 50% del PIL, se si vuole intervenire, si può intervenire, però bisogna andare a toccare quelli che sono interessi, lobby, centri di potere. Bisogna riportare l'apparato statale a un sistema efficiente, snello e soprattutto che sia deontologicamente corretto, serio, onesto. Questo bisogna fare qui in Italia. Questa è la più grande riforma che bisogna avere il coraggio di farla. Se si fa questo, si trovano le risorse per portare il debito pubblico sotto il 100% del PIL. Se oltre a fare questo riusciamo anche a creare un piano di sviluppo industriale che sia degno di un paese come l'Italia, perché le eccellenze, le risorse, le teste, la capacità, le teste pensanti ce le abbiamo, i nostri giovani hanno voglia di lavorare. Se riusciamo a far crescere il nostro PIL di un 2% all'anno, in 5 anni facciamo crescere un 10%, ecco che i problemi si risolvono. Allora, chi risponde alla prima parte della domanda? Che in realtà non esiste, in questo istante non esiste una risposta sul fiscal compact, nel senso che il calcolo del fiscal compact è estremamente complesso, perché deve considerare gli ultimi 3 anni e i prossimi 3. E, infatti nell'ultimo documento di economia e finanza il fiscal compact è piazzato tra i 5 e i 10 miliardi. Non abbiamo ancora noi una risposta esattamente di quanto è, perché è una variabile flessibile. Beh, intanto abbiamo ancora pochi minuti. Sull'intervento del Presidente, tutti penso qui dentro sottoscrivano le sue proposte che consideriamo ormai universali in termini di fattezza. Sapete chi è in grado di realizzarle? Sapete chi è in grado di realizzarle? Una persona, un dittatore. Nessun altro riuscirà a fare quel tipo di trasformazione epocale del paese per ragioni di pericolosità e ingerenze che abbiamo e che caratterizzano la nostra gente. Io penso che quando parlavo di 24.000 forse da Calabria, mi ricordo quando parlò il precedente presidente della Sicilia, disse: quando sono andato, era 24.000, ma quando sono arrivato io erano 25.000, 1.000 si erano persi. Il punto è che se queste persone inutili venissero licenziate dallo Stato, avremmo 25.000 disoccupati. Alla fine questi 25.000 si moltiplicherebbero in centinaia di migliaia di disoccupati ai quali lo Stato dovrebbe garantire, tra virgolette, un sostegno. Se per esempio una media, e se non le diamo a loro e facciamo una media a tutti? No, no, perché devi dicendo, perché si crea il punto, che hai delle famiglie. No, quello si chiama comunismo, è fallito in tutto il mondo, attenzione. No, sto dicendo che si pone il problema. Si pone il problema perché poi hanno assunto delle persone assolutamente. Mi permetta una cosa, scusi. Le camiciaie possono essere licenziate e buttate in mezzo alla strada, No, io dico soltanto che bisogna tenere conto che poi sono 24.000 persone, e che voglio dire con le famiglie 60-70.000 persone che sono senza reddito, no? Cioè dico, bisogna tenere conto che succede questo. Per me è assurdo eccezionale, io gli direi: ci sono 10 posti in Sicilia, vendi in Veneto, 30 in Friuli, trasferisciti, vai a fare il forestale dove serve, dove sono gli alberi. Cioè, ma io direi soprattutto, facciamoli fare i lavori utili a cui servono qualcosa. Fatti lavorare, cioè non è vero che non c'è lavoro, il lavoro si crea se si mette. Ripeto, si prendono 24.000 forestali e si mandano sulle Alpi, dove gli alberi ci sono, il sistema di boschi. C'era un intervento da prego.
Sì, prima sentivo parlare di guerra economica e anche di eccellenze produttive. Molti dicono, beh, dobbiamo stare sereni perché comunque Polonia e Cina ora lavorano su settori come la metallurgia oppure settori, come dire, industriali pesanti. Quindi vivono sulla manodopera che costa molto di meno. Però se noi andiamo a vedere nei dettagli, vediamo che arrivano sempre più produzioni di qualità in quei paesi, addirittura settori come la contabilità, ad esempio in Polonia. Quindi come fa l'Italia a competere con questa realtà non adesso, ma in futuro? Grazie, perché perdere un po' meno. Allora, per poter competere con queste realtà è chiaro che bisogna mettere in moto delle sinergie importanti. Parlavo prima, l'ingegner Refro qui di Cittadella, non so, lo dico perché è qui di Cittadella di Fanca, delle officine meccaniche di Cittadella. L'ingegner Refro è tornato dalla Cina e dal viaggio che ha fatto in Cina, è stato di 15 giorni, è riuscito a trovare gli accordi commerciali con delle aziende cinesi, per cui addirittura i prodotti della sua azienda verranno a costare meno perché utilizzerà delle parti prodotti in Cina e delle parti prodotte in Italia, e con questo accordo tra aziende produttrici riuscirà ad acquisire circa un 15% di fette di mercato in più rispetto a quello che ha, e aumentare anche capacità produttive qui a Facca, e non solo, ma creare anche un ulteriore indotto. Cioè il mercato non è statico, non viviamo in un contesto come dire, dipende da quello che dire, chiaramente. Prego, in fondo, brevemente. Io vorrei ritornare al discorso di prima, che secondo me è un problema di regole. L'Europa deve tornare a delle regole uguali per tutti. Uno. Due, dividere la speculazione finanziaria del settore bancario. Vedi la proposta di banca etica, non con i miei soldi, cioè che sia chiaro chi fa la banca e chi fa la speculazione finanziaria, perché noi stiamo pagando troppo. Grazie, vediamo sulla banca e sulle regole uguali per tutti. Europeo, regole uguali per tutti, mentre adesso non lo sono. Sì, così è una potrei essere d'accordo, ma secondo me molto più interessante era la domanda che aveva fatto il ragazzo prima. Ma però lì risponde alla domanda che abbiamo fatto. Vabbè, cosa diciamo? Separazione delle banche? Cioè, adesso lo sapete benissimo che con Basilea 3 le regole cambiano e ci sarà una discussione che verrà con le nuove regole anche dagli Stati Uniti, con la Volcker Rule. Mentre per arrivare ai ragazzi invece. Per quanto riguarda la ragazza, è molto più importante perché. Possiamo chiamare la ragazza, non lo sì. Sì. No, perché quello che diceva lui è molto peggio. Cioè, voi non avete capito, il 50% dei lavori sono completamente obsoleti adesso. Cioè, io sto parlando di processi automatizzati in grado di risolvere problematiche umane, non di abitare qualche cosa, cioè sto parlando di studi legali virtuali, cioè l'impatto che la tecnologia avrà sulle nostre vite sarà assolutamente devastante, ci diventeremo obsoleti in pochissimi anni, potete fare qualsiasi accordo con la Cina, non è questo il problema. E allora vuol dire che noi dovremmo pensare in maniera diversa, vuol dire che il pensiero che dovrebbe essere fatto in Europa dovrebbe essere completamente diverso, cioè non dovremmo staccare quella che è il lavoro inteso come diciamo produzione da quello che è invece il reddito, dovremmo affrontare un cambio di mentalità assolutamente enorme. Perché dici che stiamo facendo delle aziende? No, non lo stanno facendo. Noi adesso siamo di fronte a persone che producono con le stampanti 3D che sembravano un giochetto da ragazzi, adesso producono pezzi di aereo, ok? Pezzi di aereo. Questo tipo di sapete cosa sono le stampanti che stampano,
che costano molto meno, che riescono a produrre con pochissimo materiale, c'è un grosso risparmio. Sì, il problema è che adesso ci sono degli stabilimenti interi dove ci sono solo stampanti. La Tesla fa delle automobili elettriche, 2600 persone lavorano alla Tesla, non c'è né uno che metta le mani su un'automobile, non c'è un operaio. Cioè è una fabbrica di automobili completa senza operai. 2600 persone sono super ingegneri, marketing, commerciale, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè questa cosa qui che sembra fantascienza sta arrivando con una violenza devastante su tutti i settori produttivi di massa e noi, vi assicuro che noi, soprattutto in Italia, non siamo pronti. Non siamo pronti. Quello sempre, questo, assolutamente. Questo è una cosa che deve essere difeso. Andiamo a mangiare. Perché non ci sono regole. È vero che mi piace una frase che diceva una persona, che è un veronese, che l'unica industria non delocalizzabile in Italia è il turismo, che poi è fatto anche di eccellenze enogastronomiche, però che sia il Colosseo, che sia Venezia, che sia Firenze, sia Napoli, piaccia quello che sia, Pompei sono in Italia, la Basilica San Marco sono in Italia, il Duomo sono in Italia, Milano, Giotto, Donatello, Caravaggio sono in Italia, cioè, per cui Giorgione giustamente ci mancherebbe altro, le mura di Cittadella, per cui speriamo che sia. Siamo, visto che siamo arrivati. Una parola su DTIP. No, siamo arrivati al termine, perché abbiamo un tempo da rispettare, visto che lungo la strada abbiamo perso con 3 euro. E io in quello che è un pochino il gioco delle parti ho cercato di fare il provocatore schierandomi su quelli che mi parevano le posizioni opposte alle persone al tavolo per cercare un po' di provocarli, perché io ripeto francamente, specialmente in materie economiche non ho opinioni ma ho la convinzione di voler cercare di capire. Io ci darei la parola in chiusura di nuovo a Loris, che è l'ospite della serata, per un saluto finale, per darvi gli appuntamenti per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle della Cittadella, che ringrazio per avermi invitato, grazie a voi per averci seguito la serata, spero di aver contribuito a non farvi annoiare. Arrivederci. Presidente Bernardi di Confindustria Cittadella, Fabio Caravanzi, grazie per il ministro di Governo, grazie davvero. Spero che la serata sia stata un buon stimolo, quantomeno spunti di varie riflessioni. 2 secondi vi chiedo solo un attimo. I prossimi 3 appuntamenti sono lì, basta guardarli, 2 qui a Cittadella e 1 con il finale sempre nel gruppo, potete prendere il volantino che è lì. Se volete lasciare il vostro indirizzo email c'è un blocco aperto dove scrivere e magari potremo anche mandarvi il link con la serata ripresa degli amici di Telemestrino Web, che ringraziamo. E quindi ci vediamo martedì 29 aprile, quinta ora di Malta, grazie ancora ai relatori, alla prossima, buona serata.